Sto facendo la spesa per la ricetta e faremo delle tortine di melanzane. Queste sono molto belle, queste melanzane. Vediamo un po' questa. Opla! Questa mi sembra. Forse se ne prendo due piccine. No, prendo questa che mi sembra molto bella, sì. Una melanzana. Questa qua. Poi prendiamo anche i pomodorini per fare questa ricetta e ne compriamo una, un mezzo chilo, così poi mi restano. Ok, devo comprare il formaggio per fare sempre questi tortini e prenderò del provolone piccante. In realtà quello che ci vorrebbe per la ricetta originale pugliese è il caciocavallo, però siccome non si trova sempre, come al solito, io tendo a prendere cose che si trovino da tutte le parti. Quindi va benissimo il provolone piccante. Seconda ricetta pugliese. Questa volta facciamo le polpette di melanzane. Le melanzane sono delle piante che arrivano, dei frutti che arrivano dall'Oriente. Infatti nei paesi arabi si fanno le polpette di melanzane che si chiamano le falafel, che sono fritte e che sono molto saporite e molto buone. Questa volta io ho pensato, perché friggere in camper come al solito è sempre un problema, però se uno poi le vorrà fare fritte farà delle polpette. Io invece ho pensato di fare delle coppettine, dei cestini di crema di melanzane da preparare in camper in modo molto semplice. Quindi adesso guardiamo gli ingredienti. Allora, questi prodotti li ho comprati tutti quanti al mercato, al supermercato, e mi avete visto perché ho fatto un filmato. Allora, cominciamo con ovviamente una melanzana. Ho scelto una bella melanzana grande perché ne farò due. Poi un ciuffo di pomodoretti, questi sono dolcissimi, sono una roba che non potete immaginare la bontà di questi pomodoretti. Poi abbiamo visto, ok, casca tutto, abbiamo visto che ho comprato del formaggio che gratterò e prezzemolo e menta, altra pianta del sud che viene usata molto spesso. Con i pomodoretti ovviamente userò il basilico, un uovo da mettere nell'impasto, sale, un misto di peperoncino, prezzemolo e varie e un pochino di pan grattato. Ho anche un pochino di aglio in polvere, un pochino di più, e poi ovviamente un uovo per permettere l'impasto e che resti a ben sodo. Olio d'oliva pugliese. Adesso io preparerò gli ingredienti. Cosa intendo per preparare? Toglierò il gambo alla melanzana, poi ve la farò vedere, e non la sbuccerò completamente, ma la sbuccerò un po' sì e un po' no, in modo da usarle, che resti morbida. Taglierò a metà i pomodoretti in modo da saltarli in padella e gratterò il formaggio. Ci vediamo fra un po'. Ecco, come vedete, ho sbucciato la melanzana a strisce. Questo perché? Perché adesso la taglierò a pezzi molto grossi e lo metterò in pentola a pressione per farla lessare con un pochino di sale. Ho grattato del provolone piccante circa 40 grammi, che è la quantità giusta. Ho preso 8 pomodorini e li ho tagliati a metà. Questo è il prezzemolo e la menta fatta a pezzettini. Probabilmente non la userò tutta perché la menta è molto molto forte, una menta di prato, quindi ha un sapore abbastanza potente e quindi non la userò probabilmente tutto. Adesso vi faccio vedere come taglio la melanzana. Quindi la taglio prima per così, gli do un'altra tagliata, guarda che bella che è, non c'ha un semino. Poi la taglio a metà, ancora a metà. E ancora metto
nella pentola a pressione con un pochino di sale che prenderò qui. E la metto a cuocere. Metterò a cuocere anche i pomodoretti con un filo di olio, il basilico, pomodori e anche qui un po' di sale. Adesso vado in cucina e faremo tutte queste cotture. Chiudo la pentola a pressione. La metto sul fuoco. Accendo. Appena fischia, spengo perché la melanzana non ci mette molto a cuocersi, quindi questione di 2 o 3 minuti. Appena fischia, spengo e lascio un 2 minuti la melanzana cuocersi. Per quanto riguarda i pomodorini, accendo anche il fuoco sotto e li faccio saltare. Non devono proprio cuocersi, devono essere saltati, poi li vedrete. Devono essere un po' la decorazione, il condimento di questo cestino. Quindi devono essere appena appena saltati. Ci vediamo fra un poco. La pentola fischia e io spengo. Tra pochi minuti potrò aprire. Intanto preparo le coppette che metterò poi nella doppia padella. Cosa devo fare? Metto un pochino di olio sul fondo e con il dito ungo tutta la coppetta in modo che non mi si attaccherà questo e anche quest'altra. A questo punto rimetto un goccino di olio. Poi metto un pochino di pan grattato sul fondo, sempre solo sul fondo, e un pochino di caciocavallo. Non mi ricordo come si chiama. Di provolone. Questo piccolo fondo che ho preparato, con il calore della padella, creerà una crosticina. Anche i pomodori sono pronti, adesso ve li faccio vedere. Vedete? I pomodori non sono proprio cotti, sono saltati in padella. E quindi questo sughetto e questi pomodori saranno il contorno del mio cestino di melanzane. Adesso aprirò la padella, la pentola a pressione, e comincerò a preparare l'impasto. Ci vediamo fra qualche minuto. Ho scolato le melanzane che sono lesse, però come vedete sono piene d'acqua. Io devo toglierne un po', quindi le schiaccio, le ho messe dentro allo scolino e le schiaccio un po' per tirar via più acqua possibile. Perfetto. Adesso la metto dentro e la schiaccio le melanzane cercando di farne una specie di pappetta. A questa pappetta aggiungo un po' di sale, perché ne ho messo poco nell'acqua, io già lo so, un po' del mio miscuglio aglio, peperoncino e prezzemolo, un po' di olio e un po' di pan grattato. Aggiungo anche l'uovo. Queste uova che compro qua
hanno un guscio fortissimo. Evidentemente sono allevate a terra e non sono quei gusci che si comprano al supermercato, che quando come tocchi l'uovo si rompono. Aggiungo un altro pochino di pan grattato. In tutto sono circa 2 cucchiai di pan grattato, per questa quantità 2 cucchiai sono sufficienti. E aggiungo un po' di prezzemolo e menta. La metà era un po' tanta, se no sa solo di prezzemolo e menta. A questo punto aggiungo anche provolone, anche qui non lo metterò tutto perché è un po' tanto, circa un cucchiaio. Ho fatto 40 grammi, diciamo che 30 grammi sono sufficienti. E a questo punto tolgo questo che non mi serve, prendo un cucchiaio e riempio le mie coppettine. Le faccio belle piene piene. Una. E due. Ne viene fuori una terza e quasi quasi la facciamo. Intanto vi faccio vedere cosa faccio. Metto le coppette nella padella, vedete? Adesso metterò anche la terza. Poi chiudo e la metterò sul fuoco. Ci vediamo tra poco quando avrò fatto anche la terza coppetta. I miei cestini, vedete, sono 3, sono cotti. Cotto l'uovo, ovviamente l'ho girato per poter cuocere anche quest'altra parte, si è anche un po' attaccata, ma non ha importanza perché quello che è invece il dritto è questo, eccolo qua. Questo è il tortino di melanzane, al quale aggiungeremo intorno qualche pomodoretto al basilico, ecco qua, e un po' di sugo. Ecco qua, è pronto, il piatto è pronto. Ci vediamo fra poco. Ecco qua il piatto finito. È un tortino di melanzane, avete visto tutte le fasi, molto semplice da fare, solo un po' di pazienza per cuocere le melanzane. Spero che questo piatto vi piaccia, spero che vogliate provarlo e che vogliate dirmi se vi è piaciuto, se l'avete fatto. E io sono sempre qui che aspetto un segno vostro, di chi mi ascolta e di chi mi vede. Per il momento, se siete arrivati fino a qua, vi ringrazio di aver guardato e vi auguro buon appetito. Alla vostra!